Sembrerebbe essere tornato il sereno sul Palazzo Belmonteriso di Palermo, il museo regionale d'arte moderna e contemporanea della Sicilia. Dopo le polemiche di gennaio relative alla presunta assenza di fondi che avevano decretato la chiusura del museo, oggi si riapre. Un'apertura, dice l'assessore beni culturali Missineo, in grande stile per un luogo che diventerà il polo di riferimento per l'arte in Sicilia. Abbiamo dimostrato che questo museo è vivo, che ha un'importante collezione che merita un'esposizione permanente, che riaprirà regolarmente le porte a mostre temporanee e che attiverà come hub, come punto di sviluppo, un sistema e una rete per lo sviluppo dell'arte contemporanea in tutta la Sicilia. Quindi penso che il Museo Riso potrà continuare a dimostrare di essere non solo il punto di riferimento dell'arte contemporanea in Sicilia, ma anche il punto di riferimento degli artisti siciliani e di tutti quegli artisti di arte contemporanea che vorranno sperimentare qui da noi e sviluppare la loro arte, facendo sviluppare anche il nostro museo. Assessore, a gennaio scorso l'ex direttore Alessandro sospese le attività. Una vicenda complessa, sino al commissariamento del museo. Lei parlò di grave gesto di insubordinazione, ma in realtà cosa successe? Un direttore che non ha capito all'epoca che gli strumenti per poter proseguire l'attività c'erano, l'abbiamo dimostrato, perché oggi se non avessimo perso quei 2 mesi all'inizio dell'anno, noi già 2 mesi fa avremmo potuto ricominciare con una programmazione annuale, con i fondi regionali, così come abbiamo fatto questa mostra. Possiamo e dobbiamo continuare, cosa che la vecchia gestione non ha fatto, possiamo e dobbiamo continuare a sfruttare e a utilizzare i fondi europei. Penso che gli argomenti che portarono a quella chiusura a poco verranno smontati. Oggi è uno dei tasselli che smonta di fatto quella teoria. Il museo è vivo, il museo verrà ampliato, il museo diventerà il polo di sviluppo dell'arte contemporanea in Sicilia e non è stata sicuramente un'azione di un direttore che ha chiuso e non poteva farlo, perché è stato dimostrato che non poteva farlo, un museo. Una grande riapertura per il Museo Riso, per l'occasione anche un'esposizione temporanea più a sud, un progetto per Lampedusa curato da Paolo Anicita. Di cosa si tratta? Più a sud è un progetto nato proprio per il Museo Riso, e al Museo Riso che dopo quasi 3 anni di lavoro giunge finalmente con grande soddisfazione, devo dire a compimento, presentiamo i lavori realizzati da 3 artisti che sono Francesco Arena, Emanuele Locascio e Sisley Giafa, e dedicati proprio a questo tema. Sono il risultato di sopralluoghi che noi per tutto questo tempo abbiamo realizzato a Lampedusa e che vogliono proporre una riflessione su questi temi così difficili, anche devo dire parecchio percorsi dalla cronaca, da tutto ciò che abbiamo potuto vedere sui giornali e in televisione, cercando di prendere un po', come dire, realizzare appunto una visione un po' diversa, poetica, sicuramente, che parla altri linguaggi, come in questo caso quello della contemporaneità. Credo di poter dire, senza tema di smentita, che da questo momento il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea esiste perché espone la collezione permanente. Accanto a questo diamo subito il segno dell'interesse a mantenere viva la circolazione, la veicolazione sull'arte contemporanea e non solo, che si è sviluppata in questi anni, in questa nuova ottica della complementarietà fra la collezione permanente, che racconta anche la storia del museo, cioè l'impegno che il museo nella sua esistenza ha portato avanti costantemente con i denari del contribuente per arricchire la collezione permanente, è un impegno che non si può esaurire e che noi contiamo poter rinnovare.